c'è la collaborazione tra il sistema scolastico bresciano e l'impronta e di lunga data, cioè fin dall'inizio della nascita di questa iniziativa, e non è un semplice patrocinio, ma è una collaborazione concreta che quest'anno si manifesta con tre attività permanenti: un momento formativo per i bibliotecari e anche per gli insegnanti in particolare, un concorso che impegna molte biblioteche per circa 6 mesi, e poi uno stand espositivo con tutte le iniziative delle biblioteche. Quest'anno poi si aggiunge la collaborazione con il progetto promosso da Treccani, che è Ti Leggo, che sarà a punto zero per il sistema bibliotecario, che però ha fornito tutto il supporto organizzativo e ci saranno praticamente due iniziative: i laboratori storie da toccare con la costruzione di libri tattili e il laboratorio propagatori di letture, che sarà tenuto dal dottor Bazzoli e dalla presidente della librerie Simona Rosa. Naturalmente tutte queste iniziative coinvolgono tutte le biblioteche del territorio, che sono 24, più la biblioteca dell'Istituto Gildi. La seconda novità del 2016 sono stati gli 8 incontri che hanno preparato questa edizione, e anche qui il sistema bibliotecario ha collaborato con gli organizzatori della mia editoria per preparare questa iniziativa. L'impegno che Talvinia Buona, l'editoria, solitamente veniva fatto il venerdì, quest'anno lo spostamento della rassegna solo sabato e domenica, abbiamo deciso di spostarlo al sabato mattina, in modo tale che i centinaia di bibliotecari che solitamente partecipano al convegno abbiano modo di poi di visitare la villa già con tutti gli editori al suo interno. Siamo molto soddisfatti del tema del quale parleremo, innanzitutto perché è un tema molto caro nell'ambito bibliotecario nazionale, non solo. Il titolo è già stato detto: Biblioteche in cammino, percorsi della pubblica lettura. Affronteremo assieme a tre bibliotecari molto importanti quali sono gli scenari che il mondo delle biblioteche ha davanti per i prossimi anni. I tre colleghi che abbiamo chiamato sono Franco Perini dalla Biblioteca di Colonia Vincese, Eusebia Parrotto dalla Biblioteca di Trento e Denise Pizzi dalla Biblioteca di Colonia. Per il tema di quest'anno abbiamo preferito invitare colleghi che come noi quotidianamente lavorano in biblioteca a contatto col pubblico e che quindi hanno un polso della situazione di quello che sta accadendo nelle biblioteche italiane, ai modelli di welfare che ogni giorno le biblioteche sono chiamate a trattare. La Presidente ha parlato anche del concorso. Il concorso è un progetto che dura 6 mesi all'anno, è un percorso molto lungo, sono coinvolte diverse biblioteche e tantissimi utenti.